Al tema, futuro immediato. Questo è molto interessante perché il giorno della verità è arrivato e quindi vediamo che cosa sarà, insomma, questo tuo futuro immediato nel giorno della verità, cioè adesso. Allora, quello che devi fare è scegliere semplicemente o il Buddha o la stele o la piramide. Quindi partiamo da chi ha scelto il Buddha. Togliamo la piramide, togliamo la stele e partiamo da chi ha scelto il Buddha. E vediamo un attimino. Il giorno della verità è arrivato, futuro immediato. Cosa ti aspetterà in questo futuro immediato? Vediamo un attimino quello che ci dicono i tarocchi. Allora, beh, sarà una condivisione, quindi incontrerà delle persone che probabilmente in amore o in amicizia comunque andranno alla ricerca di una condivisione, il che è anche importante perché ti permetterà di cogliere, diciamo, alcuni momenti significativi importanti per la tua vita. Se non riuscirai pienamente questa condivisione, ti attenderà la solitudine, quindi cerca di portare avanti, insomma, è importante. Attenzione, attenzione perché ci potranno essere delle persone un po' sanguisughe che cercheranno di sfruttarti, quindi vedi di valutare bene quali sono le persone con le quali hai a che fare perché potrebbero esserci persone anche abbastanza negative da questo punto di vista a cui prestare molta attenzione. Devi imparare a prestare molta attenzione perché il rischio è quello che, di avere poi delle brutte sorprese da questo punto di vista. Ti attende un ruolo da amante, la persona con la quale interagisci probabilmente non è pienamente libero, la persona che entrerà nella tua vita probabilmente non sarà pienamente libera. Quindi cerca di valutare se per te può essere valido un ruolo d'amante oppure no. E anche il rischio è un po' di repressione, no? Perché quando si accettano situazioni che non ci piacciono, poi rischiamo di cadere in trappole mortali, come le chiamo io, no? In cui ci sentiamo non adeguati e le cose non vanno per il verso giusto. Quindi cerchiamo di evitare certe situazioni perché non portano bene, diciamo così, non sono vantaggiose. Anche il silenzio ogni tanto è importante, quindi ci saranno persone che non ti parleranno magari a voce, ma ti faranno capire esattamente qual è il loro pensiero. E vediamo come ultima carta. Hai bisogno di essere di una guida, quindi è importante che vai alla ricerca, che troverai probabilmente una guida che ti tirerà fuori un po' da tutte queste paranoie, da queste pattugne, perché è molto importante che tu possa uscire fuori. Quindi queste sono le condizioni, le situazioni che ti capiteranno nel futuro immediato da prendere in considerazione. Ovviamente gli interattivi valgono da quando vengono visti, non da quando vengono pubblicati, per cui tu, nel momento in cui in questo momento stai vedendo questo video, vale da oggi, ok? Bene, vista la prima rappresentazione, togliamo il Buddha e veniamo a chi ha scelto la piramide. Vediamo un po' chi ha scelto la piramide, chi ha scelto, scusate, la stele, le persone che hanno scelto la stele e vediamo un po' quali sono le condizioni. Scogliamo un attimino. Allora, diciamo che ti aspetta un sogno, che però vorresti realizzare, potessi realizzare un sogno d'amore pronto per entrare, diciamo così, nella tua vita. Il tentativo è quello di essere aggrappati al passato, no? Purtroppo
o per fortuna, poi dipende dal punto di vista, e se rimanere aggrappati al passato non porta un granché bene, perché ci fa uscire fuori, diciamo, dal qui ed ora, che invece è quello che dobbiamo imparare a vivere. E dobbiamo imparare, è quello che ti suggeriscono i tarocchi, imparare a sperimentare, imparare a capire che cos'è importante per te, come viverlo, ed è molto importante allenarsi, fare sperimentazioni di vita, che sono, direi, la cosa più importante che può capitare. Ovviamente devi imparare a lasciarti andare, se non lo stai facendo, lasciati andare mantenendo tutti i meccanismi di sicurezza, ma altrimenti non è che puoi imparare a nuotare se non entri nell'acqua. Diciamoci la verità, questo è un altro punto importante. E anche la riconnessione con la fonte, con il proprio sé profondo, è la base per poter stare bene se vuoi vedere poi le cose. Quindi, lasciati andare e connettiti con il tuo sé profondo. E l'armonia? L'armonia è quello che ti aspetta fondamentalmente, quindi cerca di vivere in armonia perché l'armonia ti porterà dei grandi benefici. E come ultima cosa c'è la rinascita, quindi se riuscirai a fare tutto questo, quindi lasciarti andare, vivere in armonia, connetterti con la fonte, viverti il tuo sogno, ci sarà una rinascita e quindi che è rappresentata da un cambiamento significativo positivo per te nella tua vita. Ecco, queste sono le cose fondamentali per chi ha scelto questa stesa. E adesso veniamo alla piramide per le persone che hanno fatto la scelta della piramide. Andiamo a prendere la piramide e vediamo un attimino. Diamo una mescolata. E vediamo un attimino che cosa ci dice. Allora, diciamo che ti aspetta una nuova visione della realtà, per cui inizierai a percepire la realtà sicuramente in un modo diverso, in un modo migliore, in un modo più proficuo. Questo è importante perché ampliare il proprio modo di vedere le cose è sempre valido. Attenzione agli esaurimenti, perché talvolta i cambiamenti, se non gestiti, possono gestire dello stress, possono generare un esaurimento che devi assolutamente evitare. E devi imparare a comprendere la libertà. Insomma, la libertà è una forza, ma va gestita. Dobbiamo imparare ad avere un'accurata visione della realtà e avere un'accurata visione della nostra libertà, che è molto importante. Nulla, nessun pranzo è gratis, quindi ti aspettano delle lotte. La vita è un purgatorio, ma l'essere umano è predisposto, è preparato a lottare. Bisogna solo non lasciarsi andare, avere la forza di voler lottare e di voler fare le cose. Devi imparare a essere ricettivo, quindi la ricettività e essere in sintonia vuol dire imparare a ricevere, imparare le lezioni. Questo è un altro punto che va tenuto in considerazione, un altro punto fondamentale da valutare e valorizzare. Potrebbe accadere qualche tracollo finanziario, quindi adesso che lo sai, prendine le distanze, cerca di mantenere una concentrazione da questo punto di vista per non perdere e non entrare in una situazione negativa da un punto di vista economico. Se ce la farai, raggiungerai il benessere, la totalità. Quindi ti aspettano delle prove anche dure, delle prove severe, però hai la possibilità di superarle. E superandole arriverai alla totalità, arriverai alla conquista di un benessere permanente e anche, diciamo, in connessione con altre persone. Bene, e quindi per questo video è tutto. Condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale, attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su Instagram, su TikTok e ti ricordo.